In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma per Book Sprint Edizioni diamo il benvenuto a Franco Morellato. Benvenuto Franco. Grazie. Parliamo di questo romanzo che è intitolato Il decimo amante. Viene da pensare a una storia d'amore, di intrigo, di intrecci. E invece di cosa parla questo libro? Invece, come chiaramente disegnato nella copertina, si tratta di rappresentare un evento che è sempre più diffuso nella popolazione italiana e che evidentemente fa molto riflettere. E il disegno è un cancro, ma questo cancro, come vedete, è luminoso e quindi può dare qualche cosa che una vita tranquilla e normale non può dare. E diciamo che in questo momento noi abbiamo questa notizia triste della morte di Umberto Veronesi, che ha speso tutta la sua vita per poter debellare il tumore. La sua ispirazione, la sua aspirazione principale era quella di appunto debellare il tumore. Non è riuscito nel suo intento, ma ha fatto molto. Quello che diciamo abbiamo ereditato da lui è una malattia che è più comprensibile e che può diventare una risorsa. E ovviamente queste luci si riferiscono appunto al fatto che questa malattia può essere un motivo per cambiare la vita. Se qualcuno ritiene, se qualcuno capisce che questa malattia è una malattia in qualche modo che fa finire la vita, e si rende conto di questo, prendendo coscienza della situazione, può permettere che la sua vita diventi evidentemente luce. Luce. Ecco. Allora, quindi praticamente sì, è luminosa perché si può essere felici anche vivendo una malattia. Esattamente. O nella malattia. Sì. La protagonista del libro, infatti, insomma, viene sottoposta a più interventi chirurgici e affronta non uno, ma ben tanti, insomma, tumori, è vero? Esattamente. Chi è la protagonista? La protagonista non è una persona concreta, ma è la sintesi delle persone che io ho accompagnato alla morte. Si tratta di tante persone che hanno espresso dei sentimenti che vengono riportati esattamente in questo libro. Quindi non è una persona fisica, ma è un insieme di sentimenti che io ho provato nei confronti di queste persone. Anche se la storia, di fatto, Alessandra, che è la protagonista di questo romanzo, è effettivamente, praticamente, una di quelle pazienti che io ho seguito ha avuto 10 tumori. Dieci. Si è ammalata a 19 anni. A 19 anni? A 19 anni, esattamente. È stata un Hodgkin, che è appunto un tumore fulminante, ma è riuscita a superarlo e nella sua vita è riuscita a trasformare i continui tumori che lei ha avuto finché è partita la sua liberazione interiore e ha cominciato a vedere ciò che prima non riusciva a vedere, cioè che la vita è bella, va vissuta anche nella malattia e seguendo così il decalogo di Umberto Veronesi e quindi le indicazioni, le no? Indicazioni, riservandosi una vita sana, una vita di movimento, una vita interessante, ecco, si arriva appunto alla salute, a un miglioramento della salute. Quindi queste sono indicazioni valide anche per i sani? Valide per i sani, esattamente, per tutti. Sia sani che malati possono evidentemente usufruire di questa via che è stata aperta e di tutti questi metodi ovviamente che sono stati scoperti, che qui vengono semplicemente ricordati, no? E, fondamentalmente la fede, bisogna avere una fede in se stessi e quindi non lasciarsi travolgere ovviamente dalla malattia, ma
vivere cercando appunto ciò che permette di generare felicità anche, di generare felicità, esattamente, e di farti sentire bene. Sì, sì. Ecco, che cos'è la malattia per te? Sì. Ma diciamo che anch'io ho avuto questa esperienza e durante questa esperienza mi sono accorto che prima di avere la malattia vivevo come uno stupidetto, uno stupidotto, un po' così, senza pensare alla grande importanza, all'essenza che è rappresentata dalla vita, per cui la malattia mi ha insegnato molto. Mm. Ecco, io ho imparato a vivere in un'altra dimensione, cogliendo non solo le sfumature, ma anche ogni istante che la vita ovviamente riserva, perché la vita è bella, la vita può riservare un sacco di sorprese e ovviamente non c'è un'età nella quale sentirsi vecchi, diciamo che si è sempre giovani e l'esperienza appunto è sempre... Che cosa scatta nella persona che affronta una battaglia come quella appunto della lotta al tumore, una malattia, un cancro? Che cosa scatta? Che cosa è scattato in te? Perché adesso vivi diversamente? Hai una percezione della vita e della realtà e del valore della vita diverso? La paura, che cos'è che ti fa acquistare una lucidità diversa? Sì, ecco, dici giustamente, si acquista una nuova coscienza. Ovviamente la presa di contatto con la malattia è terribile, no? Perché ovviamente quando c'è la diagnosi è come una sentenza molto molto negativa, ma poi ci sono dei gruppi che possono aiutare, ci sono delle persone, diciamo il sistema nazionale ovviamente, che danno la possibilità di capire che ci sono delle strade, che si può ovviamente invertire la rotta. E dietro la malattia di solito c'è un disagio, c'è ovviamente qualche cosa di fisico, ma c'è anche qualche cosa di psicologico. E affrontando ciò che di psicologico c'è nella malattia, si riesce evidentemente a vedere i problemi, a risolverli. Spesso a risolverli, quando sono risolti la vita migliora. Il messaggio che vuoi trasmettere, hai scritto immagino questo libro anche per le tante persone che in questo momento stanno combattendo. Sì, e, io insegno in un istituto superiore e vedo che il tumore non è una malattia come una volta che privilegiava le persone di una certa età. È sceso. E oggi in un istituto superiore ci sono svariati ragazzi che purtroppo sono stati colpiti da questa malattia, per cui il problema non è più un problema di una categoria sociale, ma è un problema generale, un problema di tutti, specialmente dei giovani, e ovviamente ai giovani bisogna dire che ci sono delle strade. Quel decalogo di Umberto Veronesi va ovviamente tenuto molto presente, perché è quello che permette di rimanere nella salute. Quando la si perde, non bisogna perdere le speranze, ma camminare ovviamente verso la soluzione dei problemi, che è rappresentata appunto dalla riflessione e ovviamente da tante tecniche che vengono indicate in questo libro. Io vorrei chiederti anche se possiamo dare dei suggerimenti o degli strumenti anche ai familiari di queste persone, perché molte volte sono anche i familiari stessi che non sanno come dar forza, come comportarsi, come reagire. A volte sembra un controsenso, ma il paziente o comunque il malato è più forte addirittura della mamma o del fratello o di un parente. Sì, questa è un'ottima domanda, perché capita che la malattia cambia totalmente la vita, l'approccio alla stessa realtà, per cui quando la prospettiva della vita è cambiata, parlare delle cose banali di cui si parla in famiglia non è di certo il modo per affrontare una soluzione e una guarigione.
Diciamo che i malati, i genitori degli ammalati, i parenti, dovrebbero in qualche modo occuparsi come se la malattia fosse venuta loro. Per cui cercare quelle soluzioni, non solamente ufficiali, ma anche quelle soluzioni psicologiche, che sono estremamente importanti per affiancare il lavoro ovviamente del chirurgo o del medico o Magari dell'oncologo, chiedere consiglio esattamente. anche al medico, no? Esatto. E ci sono dei gruppi, io per esempio vivo l'associazione Spiraglio che nel mio paese permette praticamente alle persone di discutere, quindi di capire quali sono le strategie e come si fa a trovare praticamente le cause, i traumi che hanno portato verso la malattia. Individuando le cause dei traumi si può uscire in qualche modo dalla malattia. Secondo me alla medicina ufficiale deve essere poi affiancata la psicologia, ecco, che è il Assolutamente. discorso che ha fatto Umberto Veronesi. Grazie Franco Morellato, speriamo di aver dato speranza e aperto un po' le menti, le coscienze di chi ha seguito la nostra intervista. Grazie, vi consigliamo Il decimo amante di Franco Morellato. Grazie. Grazie a te e grazie a voi.